Benissimo, benvenuti. Spieghiamo Blender, l'essenza di Blender. Vediamo come funziona Blender, quali sono i comandi di base e come strutturare un workflow adeguato per fare quello che ci interessa con questo strumento. Per far ciò, vi faccio solo presente che io ho preparato uno schema riassuntivo che adesso cercheremo di seguire, in cui nella prima parte vedremo quali sono i concetti base, cioè quali sono i tasti più importanti, poi vedremo come configurare Blender per fargli fare alcune cose interessanti, tipo parlare in italiano, e alcune impostazioni interessanti e importanti, poi come ci si muove, come ci si orbita, come ci si avvicina, si gira attorno agli oggetti e come si fa il panning per trascinarseli in giro. Si vedrà come osservare gli oggetti, la scena da più parti e si vedrà infine la parte più interessante che è quella in cui faremo la modellazione. Comunque per il momento facciamo la prima parte, cioè quella concetti base, configurazione, come ci si muove e come si osserva. Allora andiamo nel nostro Blender. Al nostro Blender vedete ci sono alcuni oggetti, c'è un cubo. C'è una luce e c'è una telecamera. A noi per il momento ci interessa il cubo. Prima cosa che vi faccio osservare è che se voi cliccate col mouse si sposta questo cursore. Ma invece la cosa più importante sarebbe riuscire a selezionare, per esempio, un oggetto. La selezione in Blender si fa col tasto destro, questo, tasto destro del mouse. Invece che col tasto sinistro, e questa è una cosa molto importante. Una volta che abbiamo visto quindi questa cosa, quindi si seleziona col tasto destro, vediamo un po' il concetto, quindi la camera. La camera serve per riprendere la scena e per fare una foto da dove è la camera basta premere F12. Quindi se noi andiamo qua su Blender, premiamo F12, vedremo l'oggetto illuminato da quella luce. Quindi vedremo esattamente, vedete che la luce è dietro e noi abbiamo una foto istantanea del nostro oggetto. Esc, torniamo indietro e quindi abbiamo visto praticamente la camera. Cosa fa la camera con F12? La scena è nel nostro caso all'inizio un cubo e fin qui siamo, diciamo, esauriti con le cose fondamentali. Adesso vediamo come ci si muove, quindi come ci si avvicina, come si gira e come si trascina la scena. Quindi andiamo, allora, lo zoom si ottiene con la rotellina del mouse, quindi se io spingo la rotellina verso avanti, vedete che mi avvicino. Se invece la giro verso di me, quindi verso lontano mi avvicino, ecco, mi avvicino o mi allontano dal mio oggetto. E questo è per avvicinarsi e allontanarsi, lo zoom. Invece la cosa per orbitare attorno all'oggetto si fa premendo la rotellina o il tasto centrale del mouse e poi praticamente, vedete, si muove e si orbita. Quindi in questo modo io posso selezionare un oggetto e orbitare attorno a quell'oggetto. Quindi seleziono col tasto destro il cubo e ruoto attorno al mio cubo. Ok? E l'ultimo pezzettino che ci manca è il panning. Se premo lo shift e poi sempre la parte centrale del mouse, la rotellina, mi muovo e vedete che posso muovere la scena. Quindi in questo modo io posso girare attorno all'oggetto, andare con lo shift e questa qui è la prima parte in cui dovrete padroneggiare per muovervi nel vostro. Vedete, io sto continuando a premere Shift più tasto centrale del mouse, oppure così ruoto semplicemente col tasto centrale del mouse. E così abbiamo visto la parte di movimento, orbiting, rotellina e panning. Come osserviamo la scena? La scena la osserviamo secondo delle modalità predefinite, quindi in particolare, eccolo qua. Noi già con l'orbiting osserviamo la scena, ma se vogliamo vedere l'oggetto da un punto di vista standard, dobbiamo usare il tasterino numerico. Quindi 1 è il tasterino numerico, mi fa vedere l'oggetto di fronte. Quindi fronte vuol dire in direzione della, quindi 1
fronte lo vediamo lungo l'asse, diciamo, verde, che però vedete che normalmente è prospettico e quindi l'asse verde, così come tutti i paralleli del piano, appariranno convergere all'infinito in prospettiva, per l'appunto. Per togliere la prospettiva si preme 5 nel tastierino numerico. Vedete che togliendo 5 dal tastierino numerico, il piano, vedete che appare che non dava più in prospettiva, ma rimane a griglie, una specie di rete fissa. Per il progetto, togliere la prospettiva, quindi premere 5, quindi vedete con 5 metto la prospettiva e con 5 nel tastierino numerico la ritolgo. È consigliato usare la modalità orto, quindi uno vede l'oggetto di fronte, quindi nella direzione dell'asse verde, quindi praticamente la parte frontale del cubo. Con 3 lo vedo dalla parte destra, quindi mi viene cioè come se guardassi lungo l'asse rosso, che è la X, e 7 lo vedo dall'alto, quindi vedete che io vedo gli assi X e Y, che poi tra l'altro vedete che qui sono conservati. Quindi questi 1, 3 e 7 più 5 sono le parti basilari che abbiamo espresso, diciamo, da questo secondo, terzo, insomma, riquadro. Quindi abbiamo visto quali sono le parti essenziali, abbiamo visto come ci si muove, come lo si osserva, e adesso vediamo un attimo la configurazione. Allora, la configurazione la si vede da File, User Preferences, qua, e qui vedete che si apre una finestra, che è questa, dove ci sono molte, molte possibilità, e noi adesso ne vedremo solo alcune. Quindi la cosa che consiglio è, visto che normalmente quando aprite Blender non c'è, è di mettere Rotate Around Selection. Se non lo mettete, e il fatto di selezionare qualcosa non altera il modo di orbitarci attorno. Infatti, se io lo tolgo e poi vado nella mia scena e clicco su questo, sulla luce, quando clicco, vedete che, cioè, quando faccio l'orbiting, vedete che mi sta orbitando non attorno alla luce, ma attorno a un punto definito centrale. Quindi, se io vado sulle User Preferences e rimetto Rotate Around Selection, vedete che a questo punto la rotazione invece è un pochino più, cioè tiene ferma praticamente il punto che ho selezionato, e questa è la parte più intuitiva, più facile da capire. Sempre nelle User Preferences, oltre a questa, vedremo che sono importanti più o meno tutte, ma in particolare ad esempio gli add-ons, che qui non andremo a trattare, però se volete vederlo in lingua italiana, basta che andiate su System, l'ultima, e poi mettete International Fonts qua, e poi clicchiate Interfaccia, Tooltip, Nuova Data, e qui magari gli dite italiano. Quindi andate su Italiano, eccolo, e a questo punto vedete che l'interfaccia viaggia tutta in italiano. Ora, il suggerimento però è quello di, se possibile, di usare la versione inglese perché è più internazionale e più universale. Però se avete problemi di lingua, ovviamente cercate un po' di fare quello che vi viene meglio per usare Blender nel modo più semplice. Andiamo ancora a preferenze utente e noi ci rimettiamo l'interfaccia standard. E quindi abbiamo visto praticamente tutte le parti principali prima della modellazione, quindi queste. Ora, a questo punto, quello che ci manca è di vedere come modellare. Quindi cominciamo a modellare. E per modellare dobbiamo imparare tutta una serie di cosette. Quindi cominciamo con il concepire che dobbiamo essere in grado di selezionare l'oggetto. Dobbiamo essere in grado di selezionare, di andare dalla modalità oggetto alla modalità modifica di un oggetto, che abbiamo la possibilità di aggiungere delle cose, di selezionare con AA,
di continuare ad aggiungere selezioni premendo Shift col tasto destro per aggiungere punti o altro, o aggiungere delle cose. Quindi vediamo un attimo questa storia dell'object e dell'edit. Quindi se noi andiamo nel nostro cubo, vedete che normalmente siamo in object mode. Vuol dire che non possiamo alterare la struttura del cubo. In realtà non è proprio verissimo perché possiamo spostarlo. Vedete che se io sposto con le frecce, il cubo si sposta. Quindi abbiamo la possibilità di spostare il cubo e abbiamo la possibilità, quindi lungo le tre direzioni, vedete. Oppure, e in questo caso però conviene essere allineati a una visuale, quindi facciamo 1 per vederlo di fronte, 5 in modalità ortogonale, qui possiamo usare il G grab, G e poi possiamo muovere il cubo. Il fatto di averlo fatto su una vista predefinita ci consente di muovere il cubo esattamente in quel piano, quindi è una delle modalità più semplici per muovere il cubo. Quando siamo contenti lo lasciamo in un posto con tasto sinistro e lui rimane e poi possiamo vedere che è laggiù. Se abbiamo fatto un errore facciamo Ctrl Z e il cubo torna nel punto originale, poi facciamo Ctrl Z. Possiamo fare tanti Ctrl Z quindi per arrivare all'inizio. Quindi c'è la possibilità di tornare indietro. Ora, oltre al G che abbiamo visto, che mi ha detto che è meglio vederlo su uno del tastierino numerico, abbiamo poi la possibilità di fare la rotazione del cubo, quindi possiamo fare R così e ruotarlo, vedete? Quindi si ruota attorno all'asse perpendicolare alla scena. Conviene anche qua essere sempre su una visione giusta, perché altrimenti cioè, se voi lo ruotate in una prospettiva diversa, non si capisce bene in che direzione viene ruotato. Qui in realtà abbiamo un aiuto, nel senso che se noi qui abbiamo questi manipolatori, il primo manipolatore è quello delle frecce, ma se andiamo sul manipolatore qua, questo, vedete che possiamo manipolare lungo gli assi e quindi possiamo, per dire, essere sicuri prendendolo da questi nastri, in maniera simile a quello che si fa in Second Life, e in questo modo potete fare le rotazioni anche senza usare il tastierino numerico, e questa è una cosa anche abbastanza interessante, no? E quindi abbiamo visto la G, la R, la G grab per prenderlo, che corrisponde anche a questo, la R per ruotarlo. Adesso vediamo la scalatura, possiamo scalare l'oggetto. Prima di tutto però facciamo un po' di Ctrl Z per rimetterlo in un modo, insomma, noto. Selezioniamo. Allora, la scalatura la si fa così, vedete? Si va su queste maniglie. Oppure si può, anche senza, se si ha il manipolatore questo, si fa S e poi si può specificare un asse su cui espandere. Quindi se non si specifica niente, possiamo ingrandire o ridurre il nostro cubo e poi facciamo tasto sinistro per confermare, Ctrl Z per tornare indietro, ritorniamo al nostro cubo, oppure facciamo SX per allargare, vedete, sulla X, oppure SY per allargare sulla Y, Ctrl Z, oppure SZ per allargare lungo la Z, lungo l'altezza. Ctrl Z. Okay? Analogamente, quando facciamo R, possiamo fare RZ per girare attorno all'asse Z, quindi anche questo è un'alternativa ai nastri di prima. Ho premuto il tasto destro del mouse per cancellare l'operazione. Posso fare anche appunto RX per girare tutto il mio oggetto lungo l'asse rosso e così via, insomma. Prima l'abbiamo visto, SX per farlo lungo l'asse X e così via. Ok, quindi questo abbiamo visto la rotazione GRS, che sono le basi, l'alfabeto base di Blender per poterci lavorare. Ora però cominciamo a cercare di modellare, quindi andiamo in Edit Mode. Allora, l'Edit Mode, quando andate, si entra in questa modalità, appunto Edit, in cui si vedono tutti i punti del nostro cubo o della nostra mesh.
E qui diventa importante selezionare. Quindi se io per selezionare sempre col tasto destro, qua seleziono questo punto, qui seleziono questo punto e così via posso selezionare dei punti della mia mesh. Una volta selezionato un punto lo posso muovere così, oppure posso fare anche G per muoverlo, G, e qui posso fare anche GX, vedete, per muoverlo lungo la X. O Y per muoverlo lungo la Y, o Z per muoverlo lungo la Z. Qui è relativamente comodo, in modo tale che posso praticamente alterare la mia mesh a piacimento. Adesso qui facciamo delle cose semplici, possiamo selezionare più cose insieme, quindi ad esempio possiamo selezionare questo vertice, poi con Shift, tasto destro, selezioniamo un secondo vertice e qui possiamo fare tutta una serie di cose, quindi possiamo fare R per ruotarli, vedete, lungo la X, vedete che ruoto in maniera perpendicolare alla X, oppure posso fare Ctrl Z, posso fare S e Y per ridurlo lungo praticamente l'asse Y e così via, insomma posso fare un po' di cose, quindi tutte queste manualità, quindi S, movimenti dei punti e tutto questo gioco XYZ, quindi anche questo GZ per alzarlo, oppure se premo tutti questi due posso fare GY per spostarlo, GZ per alzarlo, oppure anche molto semplicemente usare le freccine, vedete che ottengo lo stesso effetto. Ora, questi sono giochetti. La cosa importante che ho fatto vedere al corso è una modellazione, un processo di modellazione che partiva dall'aggiunta di una mesh circolare e poi ho fatto un lampione prendendo questa mesh circolare, riducendo il numero di vertici a 6 in maniera tale da avere una specie di cerchio che è un esagono, e poi partire da quell'esagono l'ho estruso, quindi c'è la modellazione preestrusione, in cui ogni volta che estrudo ottengo un nuovo cerchio collegato al precedente, che può essere allargato, quindi usando S per aumentarne o ridurre le dimensioni, oppure spostato in modo tale da produrre il mio oggetto. Quindi lo facciamo, vediamo un attimo come funziona. Okay? Quindi qui facciamo Ctrl N, andiamo qua, andiamo in Object Mode, facciamo New e partiamo dalla base. Quindi per partire dalla base qui semplicemente cancelliamo questo cubo con Canc o anche con la X e poi confermiamo Delete. Dopodiché qui facciamo Shift A, che ci permette di aggiungere una mesh, oppure anche Add Mesh, e mettiamo un cerchio. Ora, di default il cerchio, vedete che qui c'è scritto che ha 32 vertici, e noi lo facciamo invece di 6 vertici, vedete che diventa un esagono. Ok? E a questo punto andiamo in modalità Edit, perché vogliamo tutta la modellazione viene fatta in modalità Edit. Quindi andiamo e andiamo per estrusione. Come si fa a estrudere? Usiamo semplicemente la lettera E della tastiera, quindi avendo selezionato come prima tutti questi punti, oppure se per caso facciamo fare A e A, A li seleziona, quindi non sono più arancioni, A li seleziona tutti. Oppure posso selezionare con lo Shift tutti i vari punti, tasto destro, e poi faccio E. Poi faccio E, vedete che viene estruso e lo estrudiamo verso l'alto premendo Z e quindi andiamo un po' in alto e poi confermiamo con il tasto sinistro del mouse. A questo punto facciamo un panning, ci allontaniamo, facciamo una scalatura di tutto ciò, quindi avendolo selezionato come adesso facciamo S e lì allarghiamo, vedete? E poi eventualmente lo mettiamo un po' su per fare quello che sarà il lampione. E qui andiamo avanti, quindi cosa facciamo? Facciamo di nuovo un'estrusione, quindi E, Z, andiamo in alto,
Z, e poi premiamo il tasto sinistro del mouse e poi scaliamo un pochino verso l'interno per chiudere il lampione. Confermiamo. E a questo punto facciamo un'ultima estrusione che chiude, quindi facciamo E, S, 0, tasto sinistro del mouse per confermare e abbiamo finito il lampione, la parte sopra del lampione. Ora dobbiamo fare la parte sotto, quindi cosa facciamo? Andiamo sotto. E facciamo Alt, tasto destro del mouse, per selezionare tutto l'anello definito da questo segmento. Se non ci riusciamo in questo modo, possiamo anche selezionare tutti i punti. Ok? In modo tale da selezionare tutta questa parte di sotto. E a questo punto andiamo avanti per estrusione. Facciamo E, S, per ridurre un po' questo lampione. Eccolo qua. E a questo punto lo estruiamo di nuovo verso il basso, quindi E, Z, e tiriamo giù quello che sarà il lampione. Confermiamo un attimo, ci allontaniamo un attimo con lo zoom, abbassiamo questa cosa, ok? E quindi abbiamo fatto tutto quello che è l'impianto. Continuo a muovermi con i soliti tasti, Shift, tasto centrale del mouse, eccetera. A questo punto qui andiamo, facciamo la parte finale del lampione, quindi facciamo E, estrude, S per allargarlo un po', ok? E poi facciamo E per estrude, Z per abbassarlo un po', e poi sto continuando a premere quando ho finito il tasto sinistro del mouse, S per allargarlo un po', ok? E poi qui dobbiamo semplicemente chiudere questa cosa, quindi facciamo E, S, 0 e chiudiamo il lampione dal basso. Quindi a questo punto abbiamo il nostro lampione fatto. Se gli facciamo la foto con F12, vedete che è molto grosso, perché è grosso, diciamo, parecchi metri, troppi. Quindi per renderlo di dimensioni adeguate, cosa facciamo? Prendiamo il lampione nel suo insieme, quindi andiamo in Object Mode, ok? L'object mode serve per gestire l'oggetto indipendentemente da tutti i suoi punti e a questo punto lo scaliamo nel suo complesso, quindi facciamo S e lo restringiamo avvicinando il mouse in modo tale che diventi, ok, che sia appoggiato sul nostro piano. Poi lo alziamo un po', ecco, in modo tale da averlo appoggiato sulle coordinate di origine. E questo è, diciamo, il nostro lampione fatto. Ora, per prendere questo lampione, a parte che adesso possiamo fotografarlo con F12, vedete che è un pochino alto, quindi lo rimpiccioliamo ancora un pochino, ok, per farlo stare nella foto più che altro, eccolo qua. Ora, questo lampione, diciamo, è fatto, e quindi per averlo fatto abbiamo fatto tutti i passi relativi alla modellazione, abbiamo selezionato tra Object ed Edit, abbiamo aggiunto un cerchio, questo, gli abbiamo cambiato le caratteristiche e poi siamo andati con una serie di modellazioni per estrusioni. Quando abbiamo finito l'estrusione, Z, ok, bisogna fare la rifinitura di questo oggetto e la rifinitura vuol dire controllare che le normali siano opposte ed eventualmente lo smooth e poi si salva il file .blend. Quindi noi andiamo un secondo nel nostro, facciamo la rifinitura. Allora, la rifinitura vuol dire controllare che le normali siano a posto. Allora, le normali si può selezionare tutto l'oggetto e andare in Edit Mode, A per selezionare tutto. E poi è buona norma di ricalcolare le normali. Okay? Facendo in questo modo si è quasi sicuri, poi vedremo in un'altra lezione come controllare meglio le normali una per ciascuna, di avere un oggetto buono. Se le normali sono sbagliate, le facce in cui le normali sono sbagliate appariranno con una trasparenza molto strana. Una volta fatto questo, bisogna fare il file export con l'ADA. Allora, quando si fa il file export con l'ADA, bisogna ricordarsi di usare l'export, i preset export con l'ADA, l'export questo statico, Second Life OpenSim statico. Ok? Questo è il modo più semplice per essere sicuri di esportare il lampione in modo corretto.
Qui si viene salvato un lampione punto DAE, ok? Si fa l'export con l'ADA, perfetto, e poi questa cosa viene poi importata in Second Life o in OpenSim. Adesso farò vedere anche come viene importata.